Palazzo Bagnano, tra poco ci sarà la processione in onore di Sant'Antonio Abate. Arriveremo alla Copertini dove ci sarà uno spettacolo pirotecnico e dopo seguirà il tradizionale falò. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei in cielo. Dopo aver compiuto questo percorso pellegrinaggio dalla chiesa fino a questo luogo per fare memoria del
Santo Antonio Abate, adesso faremo alcune considerazioni sui simboli dello stesso e poi concluderemo con la benedizione e la preghiera. Dando uno sguardo alla figura di Sant'Antonio, tutti quanti ci rendiamo conto che vediamo alcuni simboli e sono il bastone, il campanello che abbiamo seguito, il tintinnio lungo il cammino, il maialino, la fiamma e un libro. Qual è il significato di questi segni? Cominciamo con il bastone, che è una forma di tau. Tau è una delle lettere dell'alfabeto greco e sta a rappresentare la croce, quella croce che Cristo ha preso su di sé e che Sant'Antonio l'ha portata come compagna per tutta la sua vita. Insieme al bastone troviamo il maialino. Non solo sta ad indicare che lui è il protettore degli animali di casa e della stalla, ma innanzitutto nel caso specifico il maiale sta ad indicare le guarigioni. Noi molto spesso sentiamo parlare del fuoco di Sant'Antonio, l'herpes zoster. Allora non c'erano le medicine e quindi questa malattia si curava con il grasso del maiale. Ecco perché viene rappresentato il maiale accanto a Sant'Antonio. Poi viene anche il campanello. La funzione, la figura del campanello è quella di scacciare gli spiriti maligni, ma anche il campanello era legato alla gola del maiale, dei maiali che allora avevano in abbondanza ed erano liberi di camminare, ed era un segno della loro presenza ed era un segno della loro protezione perché nessuno poteva rubarli. Poi abbiamo una fiamma, questa fiamma che sta a rappresentare e allude alla lussuria che ognuno di noi porta con sé nella sua fragilità e nella sua natura umana. E infine abbiamo il Vangelo, la parola di Dio che deve essere punto di riferimento per ognuno di noi. Dobbiamo conoscerla per amarla, dobbiamo amarla per testimoniarla. Quindi il messaggio che questa sera ci lascia Sant'Antonio Abate è quella sì di attenzione all'uomo, ma anche attenzione a Dio, affinché ognuno di noi possa crescere sempre più e migliorare nella sua vita cristiana, prendendo come prototipo, come modello, la figura di Sant'Antonio Abate. Preghiamo. O Dio, la tua parola santifica tutte le cose e fondi la tua benedizione su questa legna e su tutti quanti noi. Concedi a quelli che se ne serviranno con rendimento di grazie, secondo la tua legge e la tua volontà, di ottenere per mezzo dell'invocazione del tuo nome santissimo la salute del corpo, la protezione dell'anima, per Cristo nostro Signore. E vi benedica tutti quanti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. E adesso tutti quanti, dato che fa freddo, ci riscaldiamo al fuoco che cerchiamo di accendere, speriamo che ci accenda. Ok, possiamo attaccare.
il signor Salvatore, buonasera. Buonasera anche a voi. Allora, abbiamo appena assistito all'accensione del falò con lo spettacolo pirotecnico. Ti è piaciuto? Sì, non c'è malino, anche se è stato un po' in termini ridotti, però purtroppo siamo in un periodo di crisi, giustamente la gente non ha partecipato al 100%, però ci possiamo ritenere fortunati. È rimasta questa piccola tradizione su Bagnano, sperando che in futuro ci sia la possibilità di rifare nuovamente questa festa con magari fuochi di artificio migliori, un programma più sostanzioso, anche la gente che partecipasse un po' di più, perché diciamo queste sono tradizioni antiche. Ed è bello trasmetterlo anche nei nostri figli, nel nostro futuro. Sono tradizioni appunto che vanno tramandate. Vanno conservate, ecco, sono delle tradizioni che devono restare nel nostro cuore, sperando che ci sia l'interesse soprattutto di un comitato festa più organizzato, perché vediamo soprattutto che c'è un'indifferenza della gente. Cioè, parlano male della gente, però io dico, no, voi intanto fate il vostro dovere, girate, perché ci sono soprattutto delle persone anziane, io conosco più di qualcuno, che dicono, ma il comitato feste non gira più. Allora dicono, ma noi non giriamo perché magari non ci aprono, ma voi intanto provate. Non si può fare, noi perché una persona disabile non può andare alla casa della bontà e dire posso dare un'offerta. Voi bussate perché ci sono, non dico diciamo il 30%, ma quel 10% di gente disabile che non si può muovere di casa, che magari vuole partecipare anche economicamente alla festa. Certo. Ecco, e su Bagnano c'è una mentalità ancora primitiva, diciamo. Sarebbe quindi un pochino impossibilitata, no? Bloccata, ecco, sì, per questo. Ecco. Allora bisogna dare anche la possibilità a queste persone, no? Di partecipare in modo economico, visto che magari non possono venire. Certo. Io parlo di me personalmente perché so che mia madre non esce di casa, però vuole sempre partecipare. Certo. Se dice è passato Sant'Antonio, gli ho dato l'offerta. Quest'anno ha detto, e anche l'anno scorso, ha detto ma come mai non girano? Mamma, purtroppo siamo a Bagnano. Giustamente, magari pensa come faccio io a recarmi per contribuire alla festa? Non si può pretendere dalla gente poi innanzitutto. Se un luogo, diciamo, no, una donna non può andare in un bar, diciamo, dove ci sono 100 persone, tutti uomini, che certo. Stanno a guardare quanto stai dando. Purtroppo dobbiamo chi considerare chi è venuto. Allora, tu intanto giri, poi se la persona ti apre, ti dà un'offerta, ringrazio. Altrimenti si può lasciare anche un biglietto se non c'è nessuno a casa, però intanto si è passati. Dai, e metti un biglietto che il comitato festa è passato dalla via il numero, certo. Se vuole partecipare magari questa persona si impegna a dare i soldi magari al figlio, al nipote e va alla casa, però intanto loro devono girare, certo. Come fanno gli altri paesi? Io non lo so, gli altri paesi, San Pancrazio e anche Villa Baldassarre, che è un paese piccolo, partecipano. Ecco, tutti. Appunto, anche comunità più piccole della nostra che però con non siamo un'organizzazione uniti. In più. Non siamo uniti, questo è. Per la critica sì, siamo uniti, però per la partecipazione no. Certo. Quindi bisogna migliorare, diciamo, il carattere dell'uomo di Bagnano, la mentalità. E secondo me se si migliora su questo, le feste verranno anche meglio. Bene, grazie e buona serata. Grazie a voi, arrivederci.
Buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo appunto assistito allo spettacolo pirotecnico. Come sono stati questi fuochi quest'anno? Bene, bene. La prima volta che li vedo adesso. La prima volta? È tanti anni che manco di qua. Ecco, quindi... Dopo 30 anni sono ritornato qua. Un ritorno alle tradizioni guagnanesi? Sì, sì. Quindi lo spettacolo procede bene? Tutto bene, tutto bene. Come ti devo dire, l'assessore sono stati bravi, il sindaco pure, tutta la comunità, diciamo, europea. Grazie, buona serata. È quella e basta per la foca, è troppo piccola rispetto agli altri anni. Basta. Quindi a livello di struttura è mancata forse un pochino di organizzazione per quanto riguarda proprio appunto la composizione, sì, del falò. Sì, 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 quello è soltanto quello, perché gli altri anni è stata sempre fatta come si deve, però quest'anno ahimè sembra proprio che non rispetta le altre feste, capito? Sì. E basta. Grazie, buona serata. Grazie a voi. Commenti da parte dei cittadini di Guagnano che comunque si rivelano un pochino restii a farsi riprendere dalle nostre telecamere, comunque noi ci proviamo. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, è un parere sulla festa di Sant'Antonio di quest'anno, ha notato delle differenze rispetto agli anni passati? Delle differenze, io veramente direi semplicemente che è una bella festa perché è una delle più vecchie tradizioni, più antiche tradizioni che abbiamo, e quindi finché c'è qualcuno che ancora riesce a tenerle vive è una cosa bellissima e da condividere con tutti i paesani, al di là della grandezza o altro, comunque rimane una bellissima festa. Un momento in cui ci si può ritrovare con gli amici. È un momento in cui si rivive il nostro passato e che comunque è sempre vivo, ecco. Continuiamo a tramandare quindi le nostre tradizioni. Sicuramente, sicuramente, sì. Grazie, sicuramente. Buona serata. Grazie, buona serata a voi. Alcuni membri del comitato festa. Buonasera. 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 Allora, signor Albano, come vi siete organizzati quest'anno per la festa di Sant'Antonio? Abbiamo organizzato che abbiamo fatto la foca e
abbiamo preso la legna di campagna, poi abbiamo sistemato la focra come meglio possiamo essere. C'è qualcuno che vi ha supportato, che vi ha aiutato nella costruzione del palò? Sì, c'è tutto il comitato. È stata quindi positiva la risposta dei cittadini della festa? Hanno contribuito quindi? Sì, hanno contribuito tutti insieme, tutti abbiamo fatto la salmietta, la cobra, tutti compagni. Bene, qui con noi è anche l'assessore Cremis, buonasera. Allora, assessore, dai commenti dei cittadini abbiamo notato che c'è un'esigenza di unione, più organizzazione. Cosa ne pensa lei? Sì, buonasera, intanto complimenti per il lavoro che svolgete. Grazie. E di informazione per Guagnano Informa, che saluto tutta la redazione. No, vabbè, io in questo caso sono nelle vesti ovviamente di facente parte del Comitato Festa e come ogni anno insomma mi sento di dover dare un aiuto insomma a queste bravissime persone e ovviamente anche alla parrocchia, perché ovviamente il Comitato Festa coincide con la parrocchia, con il presidente Don Salvatore Innocente. No, il gruppo è un bel gruppo, un gruppo molto unito. Ovviamente, come in tutte le cose, comunque più si è e meglio si lavora. Quindi anche invito chiunque voglia farne parte, che il comitato è un comitato aperto, un comitato disponibile a nuove energie, nuove risorse e anche nuove idee, perché ovviamente c'è bisogno anche di idee nuove che possano anche allietare, diciamo, queste serate. Niente, Guagnano la focra ovviamente rimane molto, molto sentita, molto forte, e la tradizione viene rispettata ogni anno, e proprio grazie a queste persone che si impegnano, ci impegniamo. Si adoperano per ogni anno, certo. Quest'anno, come l'anno scorso, il secondo anno in cui la focra viene fatta in autoproduzione, cioè i contadini ci danno gentilmente i fascini di leone. Quindi la legna e noi stessi ovviamente provvediamo a realizzarla da noi, quindi non c'è nessun tecnico esterno che la realizza, quindi magari se non è perfettamente dritta, diciamo, questo è dovuto al fatto che siamo noi stessi insomma a realizzarla, e questo è molto bello perché poi crea spirito di volontarietà, di solidarietà e collaborazione, quindi, di stare bene insieme. Approfitto per chiederle quali sono i prossimi appuntamenti, le prossime feste che organizza il Comitato Festa. Noi tutte le feste ovviamente vengono decise, diciamo, dalla parrocchia, e quindi la nostra collaborazione con la parrocchia è massima. La prossima festività che ci sarà sarà ovviamente San Giuseppe che è il 19 di marzo. Un'altra antica tradizione, sì, guagnanese. Sì, una festa molto sentita e molto antica, tra le più antiche in cui si festeggiano a Guagnano. È molto partecipata soprattutto anche dai bambini, quindi la partecipazione è tanta anche dai piccoli, insomma, ecco. E niente, ci auguriamo che sia una bella festa. E quindi gireremo per le case un po' prima, insomma, della festa, proprio per raccogliere le offerte con le quali realizzare poi la piccola solennità, insomma. Bene, grazie per la vostra disponibilità. Grazie a voi. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera, un parere su questa festa quest'anno? Allora, bisogna ringraziare chi si è prodigato fino a questo momento, tutte le persone della Casa Bontà e chi ci è stato vicino, facendo rimanere tale, perché oggi come oggi improntare una festa comunale, andare a chiedere alle persone dei soldi è molto difficile. Anche quest'anno quindi abbiamo rinnovato quella che è la tradizione. Sì, la tradizione che sistematicamente l'ultima domenica del mese di gennaio festeggiamo qua a Guagnano. Hanno dato delle differenze rispetto agli anni passati?
Il Firenze, ripeto, il discorso è questo qua. Bisogna fare di necessità virtù in base alle possibilità economiche che stiamo affrontando tutti quanti. Dunque, già bisogna dire grazie a queste persone che volontariamente si sono praticate a farci onorare il Santo Madonna. Anzi, benvenga questa gente. Certo, bene, grazie, buona serata. Buonasera. Buonasera Don Antonio. Buonasera. Bene, considerando questa serata, quella che è una delle nostre tradizioni più antiche, la festa di Sant'Antonio, quali sono, se ci sono, le realtà giovanili che animano la festa o comunque la parrocchia? Ma in verità una vera e propria realtà giovanile non è presente qui in Guagnano. Ci sta un qualche sparuto gruppo di adolescenti, terza media e primo superiore, ma se parliamo di giovani, io per giovani intendo dai 18 ai 30-35 anni, io ho questa esperienza in questo paese che non ci sono. Ma non ci sono solamente in un fatto religioso di fede, ma anche sono assenti in altri momenti, a livello civile, a livello anche di festa esterna, anche a livello di presenza per il comitato della festa, per organizzare la festa, per sentire da loro, no? Per esempio, facciamo questa cosa e non quell'altra, cioè dare un contributo attivo affinché possano rispondere a quelle che sono le esigenze dei loro coetanei. Quindi non c'è questo, c'è piuttosto tutta una realtà di età medio-alta che è presente nella parrocchia, ma che è presente anche in giro per il paese. I giovani di Guagnano per me sono latitanti, sono assenti, ma in tutte le forme, ma questo non lo dico come un rimprovero, certo, ma lo dico come una esortazione affinché questo è il loro paese, questa è la loro casa, è qui che loro devono dare il loro contributo e quindi è necessario che si rimbocchino le maniche e cerchino di fare qualche cosa qui, in questa realtà. Anche se devono dare solamente uno, non importa, devono dare due, non importa, ma fate qualcosa. Non vi lasciate prendere dallo scoraggiamento, dall'avvilimento. Vi rendete conto che sembra quasi quasi andare a urtare contro un muro. Non abbiate paura di questo. Rischiate, mettetevi in discussione. Abbiate il coraggio di creare qualcosa, di essere in modo tale che altri dopo di voi possano attendere, possono anche loro prendere consapevolezza e seguirvi. C'è sempre nella vita qualcuno che tira il carretto e qualcuno che sta sopra il carretto, per cui è necessario darsi da fare. Giovani, svegliatevi, non sprecate il vostro tempo, le vostre energie, i tempi più belli della vostra vita in questa maniera così passiva. Cercate di essere costruttivi, di fare qualcosa veramente di buono per gli altri, per il paese, perché così facendo lo state facendo anche per voi qualcosa di buono. Questo è il mio invito, perché la mia esperienza passata mi dice che ci sono tante realtà in altri paesi, in altre città, dove l'elemento giovanile non solo è presente, ma addirittura è trainante. Io nella vita non mi sono mai ritenuto secondo a nessuno e nemmeno voi vi dovete ritenere mai secondo a nessuno, ma dobbiamo anche dimostrarlo questo, di essere capaci e di operare concretamente a rischio di tutto e di tutti, anche della propria persona. Grazie, grazie Don Antonio. Prego. Di giovanissimi di Guagnano. Buonasera ragazzi. Buonasera. Allora, come partecipate voi alla vita socio-culturale di Guagnano?
Allora, durante le feste, noi, cioè per le feste patronali, sì, la Foca del Guagnano, sì, qua come siamo oggi, e stiamo così tra gli amici, andiamo, mangiamo così, facciamo un giro intorno alla villetta, stiamo così, guardiamo i fuochi, facciamo un giro, scherziamo. Quali sono invece le iniziative che vorreste a Guagnano? Iniziative? Sì, qualcosa che vi farebbe piacere, qualche momento dedicato proprio a voi giovani. Cosa manca a Guagnano per voi giovani? È giostra. Questo durante le feste? Sì. Però durante tutto l'anno, diciamo? Durante tutto l'anno... Avreste piacere, per esempio, che ci fossero... Una passeggiata, tutto Guagnano così, una passeggiata tutto Guagnano, tra tutti... Conoscere il territorio, sì, di Guagnano, sì, ecco, le tradizioni... Sì, sareste interessati anche a dei corsi, magari, che si organizzassero dei corsi a Guagnano? Sì, pure. Perché spesso ci spostiamo, no? Sì. Per studiare o comunque per sì, apprendere perché... qualcosa... Sì. È una cosa che manca questo secondo voi a Guagnano? Beh sì, una cosa manca. Manca, non lo so, non so cosa dire. Che tipo di, diciamo, di corso vi piacerebbe? Musica, arte, cosa vi piace? A me piace fare la musica, sport, così, calcio, pallacanestro, suonare la batteria, mi piace. A te cosa ti piace? Mi piace pure suonare la chitarra e fare sport. Qualcuno di voi fa sport? Tu fai sport? Sì. Cosa fai? Faccio atletica leggera. Bene, bravo. Chi altro fa sport? Io, getto dal peso. Tu? Calcetto. Perfetto. Bene, volete dire qualcosa a conclusione di questa festa di Sant'Antonio mentre alle nostre spalle il falò continua a bruciare? Secondo me oggi è stata la festa di Sant'Antonio di tutti gli anni più bella. Perché è stata più bella quest'anno? Per i fuochi, pure perché sono venuti addosso, mi piace. Ho avuto l'ebbrezza con i fuochi pirotecnici addosso. Ho provato una nuova emozione, ho provato, capito? Una paura, ho provato questo. Un po' di adrenalina, insomma. Sì, come sembra che siamo in una guerra così e lanciamo bombe. Meno male che questo era il fuoco buono, però. Sì. Bene, grazie ragazzi, buona serata. Grazie. Ciao. Okay, ciao.